Ed eccoci qua, carissimi amici appassionati di camion storici, guardate, insomma, è un Eurostar, ho capito, non è proprio storico, però è sempre un camion fuori produzione. Insomma, è un camion fuori produzione, però va sempre bene. Carissimi amici, qua direttamente dalla Calabria sono venuti a raccogliere le barbabietole, insomma, e poi chiaramente il gran colpo, questi tre Turbostar. Il Marvin come un pazzo li ha inseguiti, cioè gli scoppiava il cuore, gli stava venendo da piangere, cioè non capita tutti i giorni di beccare tre Turbostar. Intanto qua, guardate qua i simpatici amici, come ti chiami? Domenico. Domenico e Salvatore. Allora, siete contenti di questi camion? Contentissimi. Oh, Turbostar, lo tieni? Certo che lo tengo. Oh, no, Scania allora, eh? No, Scania. Bravo, zero. Bravo, perché sai, Scania tutti Scania, voglio no. Scania, tutti pezzi di plastica, insomma. Meglio Iveco. E te? Iveco 190. E meglio 190. L'Eurostar. Comunque anche questo sta già scomparendo, insomma, l'Eurostar. È un mito, pure questo. È un mito, certo, infatti ho detto... Andiamo a beccarlo subito. Ed eccoci qua, cari amici. Oh, mi accendi adesso il camion, facciamo sentire alla gente. Esatto, la gente vuole sentire il rombo. Il rombo, guardate qua, cari amici, pazzesco, è solo il Marvin. Mi dà queste emozioni. Da brividi, guardate. Guardate qua il buon Salvatore che si va a accendere il Turbostar. Guardate, pazzesco, è diretta, la diretta del Marvin. Dedico qua a tutti i miei amici, Alessio Rocca. Guarda qua che colpaccio, Alessio Nenci, Roberto, Giuliano, guarda, non saranno camion super vecchi, però, insomma, è spettacolo. Guardate qua, cari amici, è la diretta del Mori, da brivido, è da brivido, guardate qua, cari amici, pazzesca diretta. Un saluto al mio amico Giorgio Ghezzi, che mi ha dato questa malattia. Guarda qua, Giorgio, un bel Turbostar ci starebbe nel tuo portale, guardate qua. E niente, dedico anche Turbostar ai fratelli Gasperetti che si sono imbattuti anche loro in questi camion vecchi del 190-35 e Lorenzo anche il Turbostar. Spettacolo, guardate qua, cari amici, adesso andiamo qua in posto cabina, guardate, camion da battaglia, chiaramente! Spettacolo lo stesso! Però va bene, lo stesso! Vediamo qua se si apre! Niente qua! Volevo entrare però dai! Ed eccoci qua, si apre! Ah! Ed eccoci qua, insomma, dai! Fammi vedere il posto guida qua, ragazzi! Il Turbostar! Guardate, tutto originale! Sì! Guardate qua, insomma! È uno dei pochi con il Voit pure, vedi? Guardate, cari amici, insomma, è una diretta da brividi anche questa volta! È un pochettino sport! Ma non c'è... Oh, d'altronde, lavorate, ma scherziamo, gli ho detto! Ma scherzi, è un camion da combattimento, il CB, tutto! Ah, era spettacolo, cari amici! E niente, insomma. Solo donne mancano qua dentro. Le donne. Il calendario c'è perché di solito. No, giustamente. Importante, esatto, non cercare gli Scania, va bene? No, Scania niente. Bravissimo, grazie Salvatore, ancora un ultimo rombo. Vai avanti. Ed eccoci qua, cari amici. È una diretta, è brindisi. È diretta, è la paura, guardate. Il Marvin è impazzito, li ha inseguiti come un pazzo. Cioè, pensava. Ripeto, pensavo, e ti agosto, non c'è niente, cosa volete, tutto chiuso, tutti in ferie, guardate qua l'Eurostar, guardate ragazzi, insomma che colpaccio, da brivido, guardate qua cari amici, Marvin l'ha fatto il colpo, guardate, pazzesco, la raccolta delle barbabietole, qua il Marvin vi saluta, insomma caro Roberto, colpaccio, Stefano dei camion storici nord-est, Remo, Dario, tutti quanti, ricordiamoci, siamo tutti amici, però guardate, tre Turbostar li ho inseguiti come un pazzo, ci ho creduto, grazie, oh te lo regalo, attaccalo sul vetro, ne ho uno ma attaccalo, grazie, lo metti qua, insomma fai bella figura, fallo vedere, guardate, guarda qua Roberto, insomma che ti do il mio presidente, sai Roberto, guarda qua Roberto che bel regalo, gli regaliamo il nostro adesivo, grazie. Ciao intanto a tutti, spettacolo.